Inaugurata al Castello Aragonese di Taranto la mostra dal titolo Wondi sono io, a cura dell'Associazione per la diffusione della cultura della resilienza. La mostra è un percorso cronologico attraverso le fotografie, scatti veri realizzati durante il calvario di Francesca Del Rosso, giornalista, scrittrice, morta l'11 dicembre del 2016 per un tumore. Gli scatti in esposizione al Castello Aragonese sono le foto della sua famiglia e sue, e raccontano non solo i viaggi veri fatti da quel momento, e cioè dal momento in cui ha scoperto di avere il tumore in poi, ma tracciano le tappe della malattia. Una mostra itinerante che viaggia in un baule per tutta Italia. È possibile, visitando la mostra, anche lasciare un messaggio che poi sarà conservato. Il taglio del nastro da parte del vice sindaco di Taranto, Rocco De Franchi. Un'esposizione significativa sotto tanti aspetti. Non è soltanto una mostra fotografica questa, ma anche, forse soprattutto, dei messaggi di speranza. È un simbolo, è un messaggio, è un piccolo seme di speranza in una città ferita dove molte vite e molti futuri sono stati spezzati. Alessandro Milan, noto giornalista di Radio 24, vuole ricordare così non soltanto la sua storia personale, la sua storia familiare, ma vuole lasciarci un messaggio di speranza e di resilienza, cioè questa capacità che hanno le anime belle di resistere alle intemperie, di resistere alle avversità e di ricomporsi in un cammino di speranza e sicuramente di luce, e questa città ne ha bisogno. La mostra, allestita all'interno del Castello Aragonese di Taranto, sarà visitabile dal lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, venerdì, sabato e domenica, orario continuato dalle 9 alle 20, il tutto con il patrocinio del Comune di Taranto.